il processo non avrebbe mai dovuto svolgersi in questa città. L'opinione pubblica ha influenzato la giuria. Non è vero. Ma all'inizio aveva detto che l'assassino zoppicava. Zoppicava! Mentre l'uomo che hanno arrestato cammina normalmente. Ha mentito. Tutti volevano qualcuno su cui scaricare la colpa dell'omicidio. Eravate in cerca di un capro espiatorio. Ma non capisci. Non c'è più molto tempo. Devi fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Tu sei il marito della vittima. Sei l'unico che può ancora fermare l'esecuzione. Devi parlare con il governatore. Chiedergli di concedere la grazia. A te darà retta. Scordatelo! State commettendo un grave errore. No, non ha funzionato bene, non sta funzionando bene un cazzo. Se manteniamo la calma, forse abbiamo ancora qualche possibilità di scappare di qui. Di scappare? Ma certo. Sai che farò una piccola cosa anch'io in quel programma? Non mi puoi sfuggire per sempre, abito qui. Sì, lo so, lo immaginavo, però speravo in qualcosa di meglio. Una domanda alla vincitrice della puntata, 30 secondi di spazio. 30 secondi da giornalista, però. Non era quello che volevi? Dottoressa! Io sono un uomo che ha ucciso tua moglie. Cazzo, l'altro, figlio di puttana! Ti stava togliendo la pistola! E la scarica, cazzo, la scarica! Ho avuto paura, ok? Va bene! Ormai è successo, andiamocene! Andiamocene, forza, muoviti! È morto, forza, muoviti, andiamocene! Mi dica la verità, per favore, ha un altro? Allora, figlio mio, che madonna, che ansia che c'hai pure te! Sì, c'è un altro. Ma c'è qualcosa di più affascinante del dare un senso a cose che un senso non ce l'hanno? Creare un universo coerente. Ogni dettaglio è importante, anche se tu ancora non sai perché. No, non ho preso niente, non ho nulla. Cosa? Niente, non ho nulla. Dai, non scherzare. Scusa, noi come facciamo oggi? Non lo so. E dai, non scherzare, tira fuori la roba. T'ho detto che non ho niente! Come una goccia d'acqua che cade nel vino. Ne assume colore e sapore. Questo è il mio sangue. Bevetene tutti. I made a lot of mistakes. You had to fight. È qualcosa che non riesco ancora ad afferrare pienamente. Però sento che devo lasciarti. Lisa, tu sei stato il mio angelo. Davvero. Mi hai salvato. Mi hai salvato.